Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha voluto rendere omaggio alle vittime sul lavoro deponendo una corona d'alloro nella sede dell'INAIL con il Capo dello Stato, il Ministro del Lavoro Enrico Giovannini, che ha aperto uno spiraglio a possibili modifiche della riforma Fornero. Federica Mango. Una corona di alloro per le vittime del lavoro, una delle tante emergenze che in questo 1° maggio reclamano azioni concrete, un impegno per il lavoro, dice il presidente Napolitano nel suo messaggio. Il dovere politico e morale è pensare all'occupazione che non c'è, al lavoro precario, affrontare subito la nuova grande questione sociale della disoccupazione giovanile, continuare nella cooperazione tra mondo imprenditoriale e sindacati, aiutare le piccole e medie imprese. Giorgio Napolitano ricorda che è per queste gravi emergenze che ha un secondo mandato al Quirinale e che la collaborazione tra forze politiche è indispensabile anche per la ripresa economica. Dialogo è la parola anche per il neo ministro del lavoro che apre all'esame di modifiche della legge Fornero. Credo che il voto di fiducia sia un segnale importante per trovare coerenza e concordia. Naturalmente ci sono opzioni diverse e questo è proprio il lavoro dei prossimi giorni. La riforma Fornero la cambierete? Credo che il Presidente del Consiglio abbia detto una parola molto chiara su questi aspetti, e cioè una riforma che è stata disegnata in modo molto coerente per un'economia che cresce, come era l'aspettativa all'epoca, può avere dei problemi invece per un'economia in recessione. Quindi dobbiamo riuscire a capire cosa eventualmente modificare, ma è evidente che il mercato del lavoro ha anche bisogno di stabilità delle regole.